Potete decidere la consistenza di questa ricetta diluendo semplicemente la crema di mandorle. Sono Pam e questo è il mio canale, sana, veloce, vegetariana. Con un semplice pelapatate ho tagliato a fette sottili queste zucchine, che mi accingo a condire con olio, sale e pepe, rimestando il tutto mi sono resa conto che devo aggiungere altro olio, altro sale e altro pepe. Della sezione condimento fanno parte anche timo e maggiorana freschi. Dopo aver rimestato le zucchine le tengo da parte per farle insaporire e passo alla preparazione della crema di mandorle. Inizio con il mettere le mandorle nel bicchiere del mini primer, seguite dalle foglie del basilico, da una manciata di parmigiano, ben inteso con caglio vegetale, e infine dall'acqua. Frullo con l'obiettivo di ottenere una crema piuttosto densa come questa. Un sottile strato di olio separa il fondo della pirofila dal primo foglio di pane carasau, sopra il quale lascio cadere la mozzarella per pizza che ho precedentemente tagliato a dadini. Sopra ad essi stendo una parte della crema di mandorle, destinata tuttavia a scomparire sotto uno strato ben più consistente di zucchine. Un velo di parmigiano conclude il ciclo per subito ricominciare. Un foglio di pane carasau, dadini di mozzarella per pizza, crema di mandorle, sottili fette di zucchine, parmigiano, quindi ultimo foglio di pane carasau sul quale, come gran finale, deposito abbondante crema di mandorle e gran coppia di zucchine. Ultima spolverata di parmigiano e la millefoglie è pronta per il forno, nel quale si tratterà per 20 minuti a una temperatura di 200 gradi, seguiti da altri 5 minuti di solo grill. Questo è il saporito risultato.